Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Saiuz e benvenuti per questa nuova diretta di Spazio Aperto. Con voi, come sempre, Antonella Intrenò. Saluto la regia centrale Rosario Moreno da Treviso. Ciao Rosario. Buonasera, buonasera. E buonasera, il terzo mancava, Rosario, eh? No, Salutiamo sai che stai Massimo arrivando, Natalia. Antonella, scusami se ti interrompo. Antonella, stai arrivando un po' fuori sincrono. Cioè la bocca si muove, ma hai già parlato. Pazienza, ce ne faremo una ragione. Salutiamo Massimo Bonella, editorialista di pianetaoggitv.net da Venezia. Ciao Massimo. Ciao, grazie per questo nuovo titolo editorialista della mia televisione, non di altri. Grazie, Antonella. Mi piace molto. E salutiamo anche Marco Grilli, portavoce di Alternativa per il Friuli Venezia Giulia. Ciao Marco. Buonasera a tutti. Diamo il benvenuto naturalmente al nostro ospite, Aaron Pettinari, caporedattore di antimafia2000.com. Ciao Aaron, ben trovato. Ciao, grazie, buonasera a tutti voi e a tutti i radioascoltatori. Siamo in attesa di collegarci anche con Salvatore Borsellino, evidentemente avrà avuto un qualche impedimento che ha causato il suo ritardo, ma per il momento passiamo la linea a Massimo Bonella per gli aggiornamenti e immediatamente dopo a Rosario per i saluti al condominio di Radio Saiuz. Prego Massimo. Sì, grazie Antonella. Alle 18:41 prendiamo la linea qui da radiofavaroveneto.it del circuito Radio Science. Ecco un elemento del, potremmo dire, sempre più grande condominio. Anche noi prendiamo le emittenti locali, facciamo il network, come a suo tempo un certo Berlusconi ha preso tutte le frequenze, ha fatto il suo network, no? Con le sue programmazioni, che è tutto dire, e noi invece facciamo il network per fare delle programmazioni serie. Intanto, innanzitutto, subito la notizia del giorno, dopo questa parentesi goliardica, ma però vera. Dunque, parliamo di corruzione e opere pubbliche. Un'operazione congiunta di carabinieri di Roma e Guardia di Finanza ha scoperto un'associazione per delinquere finalizzata alla corruzione per i subappalti di una tratta della TAV Milano-Genova, del sesto macrolotto della A3 Salerno-Reggio Calabria e della Pisana People Mover. 30, 31 gli arresti in diverse regioni. L'indagine, soprannominata Amalgama, ha ricostruito condotte illecite di un gruppo organizzato da colui che fino a dicembre 2015 era il direttore lavori delle tre opere pubbliche, l'ingegner Giampiero De Michelis, e dal socio di fatto Domenico Gallo, imprenditore calabrese. Notizia che trovate anche sul, lo ricordo, sul televideo, se qualcuno volesse andare a rileggerla, a riapprofondire, eccetera, eccetera. Andiamo avanti. Delrio. L'inchiesta sulle grandi opere dimostra che non avevamo sbagliato la diagnosi con il codice appalti e che la cura vera che abbiamo sempre indicato è lotta alla corruzione, quindi forte collaborazione con l'ANAC, progetti chiari, regole chiare sul subappalto, lo afferma il ministro delle Infrastrutture Delrio, che aggiunge: aspettiamo che la magistratura faccia il suo lavoro, ma con le nostre scelte ci avevamo visto giusto. Dunque, queste sono le notizie del giorno. Vediamo di dare uno sguardo a quella che è la rassegna di pianetaoggitv.net, questa emittente di sola informazione, o meglio di approfondimenti, diciamo, di capire come mai questo pianeta va sempre peggio. E abbiamo intanto a taglio primo un'edizione del telegiornale speciale di Pandora TV, dove si parla dell'assedio di Mosul. Poi a seguire un comunicato stampa, un comunicato informativo, scusate, della Liberazione Animale per Lega Antivivisezionista, che informa, e qui potete leggere praticamente in sintesi, ve lo accenno, è una vergogna europea, 130 milioni di fondi pubblici alle corride spagnole. E questo è un po' il discorso. Poi, per approfondire, basta che, insomma, lo leggete, vi do intanto lo spunto. Poi abbiamo il nostro settimanale, Pianeta Oggi Reporter,
dove si parlerà di ambiente, la tutela dei territori, con una intervista all'architetto Giorgio Sarto, realizzata in occasione di un convegno che si era tenuto a Martellago in provincia di Venezia. Naturalmente questa intervista è in collaborazione con il circuito interregionale terrestre e online, perché la potete vedere anche su Radio Science Televisione, altresì sulla, sulle TV terrestri, vuol dire da Video Telecarnia fino a RTUA di Orvieto, quindi praticamente nell'arco dal nord-est al centro Italia. Poi c'è un comunicato informativo da parte dell'Unione Italiana dell'Istria, della vicina regione dell'Istria, che noi collaboriamo con molto piacere, devo dire, e poi un articolo e video di Pablo Medina. Pablo Medina, lo ricordo, un nostro collega, amico, corrispondente per la testata giornalistica di Palermo Antimafia 2000, diretta da Giorgio Bongiovanni, che era stato assassinato da delinquenti assassini. E poi a seguire ancora un video dedicato a Pablo Medina e quindi il punto di Giulietto Chiesa. Ecco, mi fermo qui alle 18.46. Antonella, se vuoi partire, so che avete anche un ospite molto importante, io rilancio la linea alla regia centrale del Treviso, a Rosario Moreno, per la descrizione del network. Prego. Grazie Massimo, buonasera a tutti quanti. Allora, partiamo subito dicendo che questa trasmissione, come tutte le nostre trasmissioni in diretta, vanno a reti unificate. Che bella parola questa qui, reti unificate, perché Radio Science è un network, network di radio, di web radio, che si uniscono per cercare di diffondere quando più è possibile il messaggio della conoscenza, oppure del condividere le informazioni, condividere le idee. Bene, Radio Science Network è composto da Radio Reno Web di Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto da Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri da Salgareta in provincia di Treviso, Radio Isso da Modena, Radio Valdichiana dalla Valdichiana, Modena Noi Radio sempre da Modena, quest'ultima si è aggiunta da poche settimane con noi. In più siamo presenti con la web TV sia sul canale YouTube in diretta che sul canale del nostro sito, insomma, radiosites.it. Con questo è tutto, Antonella, ti rilancio subito la linea, così partiamo subito, perché siamo un po' in ritardo questa sera. Vai. Grazie Rosario, vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che è possibile inviarci email sull'indirizzo infospazioaperto@gmail.com. Oppure Rosario, vogliamo ricordare anche il numero per intervenire in diretta, magari c'è qualche ascoltatore che desidera porre domande o dare una sua opinione? Questa sera non funziona la linea telefonica, però funziona WhatsApp e SMS. Oltre alla chat, okay. Scusa, mi ero dimenticato della chat prima, hai ragione. E WhatsApp, un messaggio WhatsApp che gira il numero di telefono sulla web TV, comunque 393 78 80 195, e sia WhatsApp che SMS, ma possono anche mandarci messaggi via chat sul sito radiosites.it, ma non solo, essendo una chat a rete unificata, è presente su tutti i siti del network, quindi di tutte le web radio. Da qualsiasi punto si trovano, ci possono scrivere e noi leggiamo. Per quanto riguarda la linea telefonica, stiamo cercando di ripristinarlo perché c'è stato un problema tecnico. Benissimo, perfetto. Allora, comunque, i nostri ascoltatori hanno modo e maniera di mettersi in comunicazione con noi. Bene, entriamo subito in merito all'argomento della trasmissione con Aaron Pettinari, ricordiamo lo caporedattore di antimafia2000.com, che ringraziamo ancora per aver accettato l'invito, e con te Aaron commenteremo il bellissimo dibattito che si è tenuto il 21 ottobre, mercoledì scorso, a Palermo, un dibattito che ha visto intervenire te in qualità di moderatore, Salvatore Borsellino, Giulia Sarti, e Nino Di Matteo. Naturalmente gli argomenti toccati sono stati tanti, il titolo però era esplicito: una notte per la Costituzione, vale a dire una notte trascorsa per tentare di salvare da questa nefasta prospettiva di riforma una Costituzione che non a caso è stata definita la più bella del mondo, e non lo diciamo per
spirito patriottico o eccessivo nazionalismo, Aaron, ma perché i principi fondanti di questa Costituzione, che rappresenta l'ossatura del sistema giuridico del nostro paese, ha delle caratteristiche particolari tutte a sé, mira comunque allo sviluppo pieno e totale dell'individuo, cosa che nelle altre costituzioni insomma scarseggia. Ma nel merito del dibattito tanti sono stati gli argomenti affrontati. Chiedo però a te, Aaron, come giornalista, quale scenario secondo te si andrebbe a figurare qualora questa riforma nefasta dovesse davvero superare il referendum, il quorum del referendum? Anche se ricordiamo, essendo un referendum di questo tipo, non necessita della maggioranza. Sì, io credo che il nostro referendum sia un punto nodale della nostra storia, questa votazione sul referendum costituzionale, e che in ballo ci sia proprio anche il futuro della nostra democrazia. Per il semplice fatto che vengono, con questa riforma, vengono lesi dei diritti fondamentali della nostra Costituzione, già a cominciare dall'articolo 1, che appunto prevede che i cittadini scelgono i propri rappresentanti in Parlamento. In realtà questo non accadrà di fatto, perché in base a questa riforma, che vede anche oltre che la riforma del Senato, la riduzione del numero di parlamentari in Senato, prevede anche la riforma della legge elettorale, quindi il cambiamento della legge elettorale, passando a un sistema con l'Italicum che prevede liste bloccate per quanto riguarda i primi nomi, e prevede tutta una serie di situazioni per cui accadrà che noi avremo un Parlamento comunque ancora una volta con poca possibilità di scegliere quelli che sono i nostri rappresentanti, ma a scegliere saranno i partiti. Questo naturalmente è stato giustificato con un cospicuo risparmio rispetto ai soldi impiegati per la politica. Ma è giustificabile secondo te un detrimento così importante della democrazia a favore di pochi spiccioli, se vogliamo? Non voglio sminuire a tutti i costi, ma effettivamente non stiamo parlando di grandi cifre. Ma personalmente credo che sia una grande balla, una grande giustificazione, perché la scusa è che vengono, grazie a questa riforma, vengono risparmiati 57 milioni di euro. Di fatto noi spendiamo 55 milioni di euro al giorno per le spese militari. Si potrebbe intervenire in tanti modi per il nostro governo, per il nostro paese, per recuperare, diciamo, quei soldi, e quindi cercare di superare questo stato di crisi in cui ci troviamo comunque. Per quanto riguarda, oppure basterebbe molto semplicemente che i nostri parlamentari decidessero di decurtarsi lo stipendio. Una proposta di legge fatta dal Movimento 5 Stelle, che è stata rimandata in commissione ieri, è stato votato alla Camera e tutto quanto è tornato in commissione. Quindi c'è una volontà chiara ed evidente, abbiamo avuto la prova provata, che a questo governo non interessa affatto andare a intervenire per quanto riguarda appunto i risparmi o eventuali tagli della spesa politica. Quindi c'è un grande falso storico, così come un falso storico è che il Senato verrà abolito, o che viene svuotato delle sue funzioni. Non è affatto così, perché ad ogni legge elettorale, ad ogni legge che verrà applicata, verrà formulata alla Camera, verrà adottata alla Camera, il Senato può richiedere, perché è nelle sue facoltà, di dire la sua anche su queste leggi. Lo deve fare entro determinati giorni, però comunque non è vero che non decide o non ha potere decisionale. Poi c'è anche il discorso, a mio avviso grave e assurdo, della scelta, diciamo, degli uomini che andranno a comporre questo Senato, ovvero che non sono eletti da noi, ma vengono scelti tra i sindaci e tra i consiglieri regionali. In questa maniera si crea un crash, credo, abbastanza evidente, con
soggetti che di fatto si troveranno ad andare al Senato e non potranno svolgere il loro ruolo a cui erano stati inizialmente lì sì chiamati dai cittadini che li hanno legittimamente scelti e votati per andare a formare i consigli regionali oppure appunto le amministrazioni comunali. E di fronte a tutto quanto questa situazione credo che ci sia potranno esserci gravi, grandissimi problemi. C'è tra l'altro anche un problema proprio di controllo. Io immagino come si farà a capire quando un sindaco si troverà a svolgere le proprie funzioni o se sta svolgendo le funzioni da senatore, qualora questi abbia commesso qualche reato e deve essere, che ne so, intercettato da qualche magistrato. Altra cosa, Aaron, sono la quantità davvero eccessiva di spot che vengono utilizzati in questa campagna referendaria. Come ricordavi tu giustamente, durante all'inizio del dibattito siamo passati dalla costruzione del ponte sullo stretto alla abolizione di Equitalia. E, il Senato però, perché questo trovo che sia un altro dei punti fondamentali della proposta riforma, il Senato però viene decisamente ridotto e si continua a dire che è inutile tenere su due camere che svolgono le stesse funzioni. In parte è vero, ma bisogna ricordare che il Senato svolge anche funzioni di controllo sull'operato del governo. Qualora tutto questo dovesse venir meno con l'approvazione di questa riforma, di fronte a che tipo di governo ci troveremmo? Sarebbe scorretto definirla oligarchia? La Costituzione non è stata forse pensata e costruita in questa maniera proprio per evitare una nuova deriva dittatoriale, visto che, ricordiamolo, è nata immediatamente dopo il ventennio fascista, quando ancora prima c'era uno statuto talmente debole che appunto per il fascismo non è stato difficile portare lo Stato verso una deriva dittatoriale. Corriamo lo stesso rischio? C'è stato un dibattito molto interessante tra il costituzionalista Zagrebelsky e il fondatore di Repubblica Scalfari, dove alla fine lo stesso Scalfari è arrivato ad ammettere che di fatto sarebbe meglio l'oligarchia che non la democrazia pura. Quindi stiamo qualche personaggio nella nostra storia magari si starà rivoltando nella tomba di fronte a queste affermazioni. Io credo sinceramente che il rischio comunque è molto alto. Noi avremo, grazie alla legge elettorale, un governo che sarà maggioranza non del popolo italiano, ma rischia di essere maggioranza di pochissime persone. Si troverà in questa maniera ad avere un grazie ai premi che comunque sono previsti dalla legge elettorale in caso di vittoria, ad avere la maggioranza assoluta e di fatto ad avere la maggioranza e quindi dettare legge, fare le leggi, cambiare la Costituzione come vuole, creare penso anche per esempio lo svuotamento delle regioni viene previsto da un articolo, dal titolo 5, che di fatto svuota la possibilità delle regioni di decidere in materia di energia, di risorse, di grandi opere, di strutture e quant'altro, perché il governo può far valere rispetto alla salute dei cittadini oppure gli interessi dei cittadini stesso, far valere l'interesse nazionale. Penso a una situazione appunto come il ponte sullo stretto, che magari può essere calato dall'alto e non dai cittadini, che in realtà pensano che sia più necessario altro, o ancora grandi diciamo impianti, che ne so, i termovalorizzatori o impianti di stoccaggio del gas, tutte quante strutture che noi possiamo ritenere, si ritiene, c'è chi ritiene che siano comunque un rischio per i cittadini. I cittadini molto spesso fino ad oggi sono opposti
grazie all'aiuto di amministrazioni comunali, ma anche grazie all'aiuto delle regioni, o le regioni che hanno spesso fatto dei contenziosi con il Parlamento. Ecco, in questo caso tutto quanto verrebbe azzerato, perché decide il governo e la fa da padre padrone. Decide soprattutto il Premier, arriva ad avere di fatto sotto il suo controllo la stragrande maggioranza delle due Camere, perché sia la Camera che il Senato, io immagino anche chi viene eletto comunque negli altri, essendo che vengono scelti, insomma, i criteri ancora di composizione del Parlamento, ancora non è chiarissima la composizione del Senato, bene, con quali ruoli e quali modi, in quale modalità si andrà a votare. C'è una legge, c'è un articolo come l'articolo 70 che è stato completamente stravolto, da 9 parole è passato a oltre 400, e sfido chiunque a leggerlo e comprendere esattamente quello che prevede quell'articolo. È veramente un'impresa, è scritto proprio male. Scusa Aaron. Dopo ne leggerei un pezzettino, perché tra le altre cose nell'estratto dell'intervento di Di Matteo alla conferenza di Palermo, lui stesso, tu c'eri chiaramente perché eri moderatore, lui stesso si è interrotto nel leggerlo, che era praticamente impossibile da interpretare. Sì, è vero. Ma poi, è stata fatta una prova di fatto lì seduta a stante. Ma poi la cosa bella è, siccome avete fatto riferimento all'Italicum, secondo l'Italicum, nei ballottaggi, questo l'ha sottolineato anche Di Matteo stesso, e il fatto che l'abbia sottolineato non solo un semplice giurista, ma un magistrato, che tra le altre cose è magistratura inquirente, ci devi lasciare pensare ancora di più, perché tra le altre cose non è uno di quelli che mira la poltrona che si debba salvare, anche perché la sua è la poltrona che scotta più di tutte, come tutti ormai sappiamo, per cui onestamente ti dà da riflettere, e ti dice che sostanzialmente il 21%, una lista che abbia ottenuto circa il 21% di consensi, è in grado di portarsi a casa fino al 54% dei seggi. Madonna, ma ce ne rendiamo conto? Siamo contro ogni logica della democrazia, contro ogni logica del principio di rappresentanza e di pluralismo. Ma stiamo scherzando? Io non parlo a favore di una forza politica in particolare, ma è una cosa illogica assolutamente per qualsiasi forza politica. È la negazione della possibilità dell'espressione popolare. Ma è una cosa pazzesca, inaudita, assurda e ingiustificabile. Poi mi mettono la mano su 47 articoli della Costituzione, dico 47 articoli in una volta sola. Allora, io da studente di diritto, anzi da ex studente di diritto, sono laureato in diritto commerciale, quindi non in costituzionale, però posso assicurare di aver sostenuto l'esame, anzi una pluralità di esami di diritto pubblico, comparato, costituzionale, eccetera, eccetera, posso garantire che suona veramente male questa cosa. Voglio dire, l'unica cosa sulla quale mi sentirei al limite di spendere una parola è l'abolizione del CNEL, il Comitato Nazionale dell'Economia e del Lavoro, che da quando è stato istituito non è mai effettivamente entrato pienamente in funzione, cioè era un organo rappresentativo di rilevanza costituzionale, ma non ha mai esercitato funzioni se non di mero indirizzo nell'attività economica o lavorativa del paese. Ma qui le cose stanno andando ben, cioè, voglio dire, ben oltre, ben peggio. Quindi abbiamo una riforma elettorale che si accompagna a una riforma costituzionale. Stiamo veramente forse esagerando un pochettino. Ma difatti suona davvero eccessiva la riforma di tutti questi articoli in una volta sola. Suona eccessivo se preso come fatto isolato. Trova una sua ragion d'essere se facciamo un piccolo passo indietro, Aaron, arriviamo al 2013, momento in cui viene pubblicato un documento della JP Morgan che dà delle indicazioni che sono state prese a pieno in considerazione da parte del governo che ha proposto la riforma. Una serie di indicazioni che tu hai ben spiegato e illustrato durante il dibattito. Visto che un nostro ascoltatore in diretta ci dice che la disperazione di Renzi si identifica con tutte le bugie e false promesse che escono sulla stampa tutti i giorni,
Vogliamo provare un attimo a mettere in luce i collegamenti tra quel documento della JP Morgan e l'attuale proposta di riforma? Sì, diciamo che noi potremmo andare anche più indietro del 2013 se andiamo a vedere ai vari tentativi che ci sono stati nel corso della nostra storia di modificare la Costituzione. La scorsa volta ci aveva anche provato il governo Berlusconi ed è stato sonoramente battuto. Tra l'altro aveva anche detto, Berlusconi allora disse, ma gli italiani non gli interessa queste cose, non gli interessa. Poi di punto in bianco addirittura il 52% degli italiani andò a votare e mi auguro che bocciando quella riforma, e mi auguro che un risultato simile possa essere il 4 dicembre prossimo. Per quanto riguarda il documento della JP Morgan, di fatto JP Morgan, che tra l'altro è uno di quegli enti americani che è stato anche messo sotto indagine, ha dovuto pagare, se non erro, delle sovvenzioni anche agli Stati Uniti d'America, contribuenti agli Stati Uniti d'America, perché aveva fregato non so quanti milioni di contribuenti, se non erro, Marco. Banca d'affari, sì. JP Morgan è una delle più bieche banche d'affari sul territorio federale statunitense e a livello mondiale, sfortunatamente anche una di quelle più influenti, perché hanno le mani in pasta praticamente nelle più grosse aziende a livello mondiale. Sì, ricordiamo una multa di 13 miliardi di dollari per vendita di prodotti finanziari tossici. Sì, infatti, era questo quello a cui mi volevo fare riferimento. Tra l'altro, in questo documento consiglia di fatto all'Italia di liberarsi di alcuni problemi presenti, di alcuni problemi dovuti al fatto che nella Costituzione, la Costituzione italiana è troppo, tra virgolette, socialista, se vogliamo. Questi problemi vengono inseriti come un avere un governo debole, il fatto che gli stati centrali sono deboli rispetto alle regioni, che la tutela costituzionale, che c'è troppo tutela costituzionale dei diritti dei lavoratori e che c'è il diritto di protestare se dei cambiamenti sgraditi arrivano a turbare lo status quo. Ecco, questi elementi, queste cose le andiamo addirittura a trovare in vecchi programmi massonici come quelli della loggia Propaganda 2 di Licio Gelli, che faceva proposte di questo tipo, limitando la libertà dei cittadini, intervenendo pesantemente sulla Costituzione. Tra l'altro mi viene anche dare un ulteriore elemento di riflessione, cioè, ovvero ci troviamo a discutere di una riforma costituzionale fatta da chi? Fatta da soggetti che a colpi di maggioranza hanno portato avanti questa riforma, non sono stati eletti da noi, sono da tre legislature che non andiamo a votare, non andiamo a scegliere i nostri rappresentanti in Parlamento. Ci troviamo di fronte quindi a un assurdo proprio addirittura storico rispetto a quello che invece aveva portato alla creazione della Costituzione, ovvero una massima condivisione dove tutti insieme c'erano i repubblicani con i monarchici, con i comunisti, la gente di destra, democrazia cristiana, c'era di tutto nei padri costituenti. Scusate. La cosa bella è che poi, tra le altre cose, fu esatto quella volta che il governo non sedesse sui banchi durante l'approvazione della legge della carta costituzionale. Cioè, quindi il governo non c'entrava assolutamente nulla con l'approvazione della Costituzione. E attenzione, il Presidente del Consiglio dei Ministri quella volta aveva un ruolo estremamente scomodo, perché era il primo dopoguerra e l'Italia era uscita sconfitta. Ed era De Gasperi, che poi è stato il primo Presidente della Repubblica, tra parentesi, dopo l'approvazione della Costituzione Repubblicana. E al tavolo si sono seduti veramente tutti quanti, dai comunisti ai socialisti ai repubblicani. L'unica forza che non era rappresentata, perché la 12ª disposizione finale transitoria ne vietava la ricostituzione sotto qualsiasi altra forma, era il partito fascista, poi disciolto, anzi prima disciolto, dopo la caduta di Mussolini e del regime.
Ma per il resto era, c'era Democrazia Cristiana, che era rappresentata tra le altre cose da De Gasperi stesso, ma voglio dire che quello che doveva piegare il capo di fronte a tutti ed è dovuto andare a pietire sostanzialmente una sorta di indipendenza e a rialzare la testa per la dignità del popolo italiano dopo la sonora batosta che si era presa. Quindi la Costituzione Repubblicana, la nostra, è veramente la più illuminata del mondo, perché è ispirata da principi non solo di socialismo ideologico, ma di socialismo reale e di, come dire, di voler realizzare qualcosa per la collettività al di là dei propri interessi. Quella volta la politica ancora ragionava in questi termini. Quella volta. Ora non è più così. Ma voglio portare poi l'attenzione di tutti quanti su un articolo in particolare. A me tocca, perché voi sapete che noi siamo impegnati anche tra le altre cose nella battaglia per l'uscita dell'Italia dalla NATO. L'articolo 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa. E comunque lo stato di guerra deve essere deliberato dal Parlamento, quindi dalle Camere, non dal governo. Con questa maledetta riforma l'amico Renzi si porta a casa praticamente il diritto di poter mobilitare le forze armate. Attenzione, lo sta già facendo con buona pace dei parlamentari, attenzione, perché noi abbiamo, e torno a ripetere questo argomento, noi abbiamo forze armate, per quanto esigue, in Libia in questo momento, sotto comando USA, con il beneplacito e praticamente l'appoggio dei servizi segreti italiani, o quantomeno di una parte degli stessi, e di una parte della CIA, la parte guerrafondaia, perché sappiamo che ci sono dei movimenti diciamo all'interno dell'agenzia. Ma dico, ma stiamo scherzando? Ma ci rendiamo conto di che cosa sta succedendo? Il popolo italiano, che è quello che deve esprimere la propria volontà in senso elettorale per la propria rappresentanza anche verso l'estero, quindi anche al di fuori dei propri confini, è letteralmente esautorato. È una cosa obbrobriosa. Qui non stiamo parlando neanche semplicemente di dittatura, stiamo parlando di qualcosa di peggio. Stiamo parlando di un abominio, di una mistificazione della realtà. Ha ragione Giulietto Chiesa quando parla di Matrix per parlare della nostra realtà nella quale viviamo tutti i giorni. È una realtà virtuale ormai. Noi abbiamo dei diritti che ci piovono dall'alto qualora a qualche politico, a qualche governante non venga in mente di fare qualcosa di diverso. Infatti andiamo anche a toccare un altro articolo, articolo 32, dove l'Italia tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo, l'interesse della collettività. E infatti stiamo privatizzando la sanità. Difatti, quindi, anche questo è stato un argomento toccato nell'intervento di Nino Di Matteo. Però ecco, perdonami Marco, desidererei che Aaron finisse di fare il suo discorso, perché stava tentando un attimo di... Poi torniamo alla discussione degli articoli. Aaron? Sì. No, quindi io sono d'accordo con quello che diceva Marco. Adesso, a prescindere dai contenuti della riforma, noi ci troviamo che la riforma non viene applicata in nessuna forma. Cioè, il problema più grande che noi abbiamo è che proprio prima di andare a toccare la nostra Costituzione forse dovremmo pensare a metterla in atto e a rispettarla e a praticarla totalmente. E come giustamente diceva, noi siamo il nostro Stato ripudia la guerra in ogni sua forma, e poi andiamo, abbiamo i nostri contingenti che vengono dirottati all'estero perché ce lo impone la NATO, ce lo impongono gli Stati Uniti d'America, e solo Renzi in questo momento può sapere che cosa ha promesso a Obama nel suo incontro di recente. Ci troviamo appunto una riforma della scuola che è stata devastata. La scuola è stata devastata, i diritti sulla sanità di fatto non ci sono, e si va avanti così a colpi di slogan. Nella legge di stabilità che è stata pensata, che viene portata avanti in questi giorni, anche qui ci sono delle azioni che fanno pensare a un'idea spot per fare da traino a questa riforma costituzionale, al referendum, in modo che così si va a votare e si va a dire
grazie a Renzi non si sa bene per quale motivo, cioè, molti giornali hanno scritto nei titoli inizialmente che verrà tolta Equitalia, non è assolutamente vero, viene, cambia il nome, ma gli effetti sono sempre gli stessi, non è assolutamente reale che Equitalia viene azzerata e viene distrutta, però ci portano, vogliono ingannare insomma i cittadini in questa maniera. Aaron, scusa se mi permetto, ma anche i giornalisti che riportano queste notizie, voglio dire, non si rendono conto di quello che stanno dicendo? Io credo che una parte, il problema dell'informazione è un problema serio. Ci sono una parte di giornalisti che fanno il loro dovere, che hanno sottolineano e hanno sottolineato insomma l'assurdità di quanto è stato detto, quanto viene detto da certi individui e rappresentanti del governo, ovvero appunto che Equitalia viene smantellata. Non è affatto vero così. Ieri, giusto ieri sera, sulla 7 c'era il dibattito con il ministro dell'economia, dove i giornalisti facevano le domande, e da quello che ho potuto vedere ho visto che il ministro non sapeva dare le giuste risposte. Da questo c'era Travaglio, che era Travaglio era agguerritissimo, era il vice ministro, era Zanetti tra le altre il vice ministro. E Travaglio ha detto una cosa bellissima tra le altre, ha detto: scusate, ma qua nessuno si rende conto, adesso faccio la parafrasi giusto per non sbagliarsi, qua nessuno si rende conto che anche quando e qualora Renzi o un governo dovesse fare qualcosa di buono per gli italiani, è perché il suo dovere, non è che lo dobbiamo ringraziare perché sta facendo esattamente ciò per cui è stato messo lì. Quindi, invece, a parte che non abbiamo niente di cui ringraziarlo, per cui francamente c'è da stigmatizzare il suo comportamento e soprattutto la sua sudditanza psicologica o meno che sia nei confronti degli Stati Uniti, perché che io venga a farmi dire come devo, a parte l'Europa, ma l'Europa ormai è un fantasma, che io venga a farmi dire dal capo di un altro Stato come io debba regolarmi all'interno del mio paese, tra le altre cose non è neanche un membro della comunità europea, direi che siamo veramente all'assurdo più totale. E poi noi andiamo a ringraziare chi per cosa, per non aver ottenuto nulla, per avere una situazione che è quantomeno stagnante, per non dire in via di peggioramento, al di là di quello che raccontano, da 2 anni a sta parte, cioè da quando quel signore si è seduto sullo scranno di Palazzo Chigi e sta continuando a dire che l'Italia ha bisogno di riforme. Sono 2 anni che dice la stessa identica cosa, vuol dire che in 2 anni non ha fatto assolutamente un tubo se non far incazzare la gente. Scusate, indicazioni, Marco, prego. Stava aspettando le giuste indicazioni. Sì, io avrei una, creare un clima sociale adeguato perché la riforma potesse essere accettata, no? Cioè, intendo, come diceva poc'anzi Aaron, la questione di Equitalia, ad esempio, è una gran bufala. E devo dirti, Aaron, che questo era stato già detto da un nostro ascoltatore sulla nostra chat, solo che non volevo interromperti, quindi non l'ho letto subito. E dice: ridicolo è l'affare di Equitalia che cambia solo il nome. Ci vuole una resistenza reale ed inflessibile, però il popolo bue tace sempre ed è una vergogna. Ancora aggiunge che non c'è molto tempo per cercare di salvare la nostra nazione dalla macchia del potere. Quindi, evidentemente, rispetto a questa consultazione referendaria c'è un'attenzione maggiore da parte del cittadino. Evidentemente sta cominciando a passare il messaggio che questa non è una reale riforma che tende a semplificare l'iter di un disegno di legge, anche perché in tante altre precedenti circostanze si è ben dimostrato quanto l'approvazione di una legge possa essere rapida nel momento in cui c'è la volontà politica a che questo avvenga. Che clima registri tu, Aaron, in una terra così particolare come quella di Sicilia, nella quale operi regolarmente? C'è davvero questo sentimento di attenzione nei confronti della nostra Costituzione?
Scusatemi, mi sono un attimo perso la parte finale della domanda, se me lo puoi ripetere, Antonella. Sì, ti chiedevo se registri anche tu una certa attenzione da parte dei cittadini rispetto alla gravità della situazione. Sì, allora, da parte dei cittadini io sto vedendo in molti che comunque sono interessati, si stanno cercando di informare, anche la nascita qui a Palermo appunto di questo comitato di liberi cittadini che ha voluto organizzare quell'incontro di venerdì sera, diciamo che a mio parere viene percepito, certo, bisogna, io non riesco a essere come si dice ottimista totalmente, perché devo dire che sul risultato del 4 dicembre devo dire che chi è per il sì e soprattutto chi ha creato, che ne so, il quesito del referendum se l'è studiata proprio bene, cioè quel quesito leggendolo a una prima letta quasi che viene voglia veramente di mettere una crocetta sopra il sì, messo per come è il quesito. Io credo che noi cittadini dobbiamo far valere un altro diritto, che è quello di informare ed essere informati, che è l'articolo 21 della Costituzione. In questo momento non sempre viene, i giornali ce lo dimostrano anche le trasmissioni, non sempre viene rispettato questo diritto e molto spesso non ci viene detta la verità. Io spero che dagli ascoltatori che ci ascoltano appunto prenderanno occasione per assolutamente approfondire e leggere la Costituzione come oggi e leggere quello che vogliono fare, appunto andassero a leggersi l'articolo 70 e mi dicano se capiscono qualcosa di quella parte di riforma. Davvero, la nostra Costituzione veniva definita, come hai detto tu all'inizio, la più bella del mondo. È la nostra Costituzione la più bella del mondo perché anche le persone più semplici potevano comprenderla, potevano capirla. Qui addirittura, se abbiamo dei costituzionalisti come Gustavo Zagrebelsky che dicono che di fronte a questa riforma dovranno smettere di insegnare la Costituzione perché sarà troppo complicato, sarà assurdo, proprio perché è difficile la comprensione stessa a loro che dovranno poi insegnarla agli studenti, capiamo che siamo veramente di fronte a una situazione grave. Io spero che appunto i cittadini facciano il loro. Ecco Aaron, appunto, siccome la semplificazione è un cavallo di battaglia per i sostenitori del sì, invito Marco Grilli, che aveva espresso prima la volontà di leggere l'articolo 70, a tentare in pochi minuti, visto quanto è prevista la modifica, a enunciarcela. Allora, faccio presto perché me l'ero già preparato, ero chi che aspettavo, stavo proprio fremendo, guarda. Allora, letto paro paro, ma leggerò dall'estratto dell'intervento di Di Matteo perché è illuminato. Perché non è possibile leggere per intero la modifica proposta, certo. No, è possibile. 434 parole. Allora, ricordiamolo, da 9. Prego? No, dico, per semplificare si passa. No, ma poi quando prima Aaron ha recitato il discorso della Costituzione la più bella del mondo, ricordo che Benigni, che era con Renzi sullo stesso volo ed era andato anche lui alla Casa Bianca, allora passi che ci vada Beatrice Vio, mi fa solo piacere, perché se c'è una persona che ritengo in questo momento molto rappresentativa è lei, chiaramente sfruttata dal regime per dare un'immagine diversa rispetto a quello che dovrebbe emergere. Ma comunque, torniamo all'articolo 70, poi torneremo anche a Benigni, la più bella del mondo. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione alle altre leggi costituzionali e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche e referendum popolari, per le altre forme di consultazione di cui è l'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale degli organi di governo,
le funzioni fondamentali nei comuni delle città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni per la legge che stabilisce le norme generali e forma i termini della partecipazione dell'Italia e la formazione e l'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea per quella che determini casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di senatori di cui l'articolo 65 primo comma e per le leggi di cui all'articolo 57 sesto comma, 80 secondo periodo, 114 terzo comma, 116 terzo comma, 117 quinto il nono comma, il 119 sesto comma, 120 secondo comma, 122 primo comma, 132 secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna come oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa da leggi approvate a norma del presente comma. Leggo testualmente poi. Scusate, ancora non sono nemmeno a metà e comunque la lettura, per chi ci riuscirà, vi prego di completarla voi, perché altrimenti tutto il tempo a mia disposizione va avanti sulla lettura di questo articolo 70. E non c'è altro da aggiungere. Perdonami Marco, c'è Massimo che chiede la linea per una news urgente. Prego Massimo. Sì, pronto, mi sentite? Perfettamente. Ecco, no, perché ho distratto, che sto seguendo, c'è una notizia molto importante, c'è un forte terremoto in Italia centrale, dunque io sto seguendo anche qui dei monitor, le varie emittenti o news, dunque si parla di un magnitudo sopra il 5, quindi ripeto molto forte, scossa nelle Marche, dunque è stata avvertita poco fa dalle zone terremotate dell'Ascolano ad Ancona, a Fabriano, a Pesaro, molte persone sono uscite di casa, numerosissime poi sono state le chiamate ai vigili del fuoco. Per il momento però non sappiamo se ci sono vittime o danni. Vediamo un attimo qui da Rai News, vediamo se riesco a capire qualcosa, perché ho il monitor anche un po' distante. Dunque l'epicentro è nelle Marche, il magnitudo dunque aggiornato è 5.4 in Val Nerina tra Perugia e Macerata. Direi che per il momento è tutto, se ci saranno ulteriori sviluppi, perché ripeto la scossa è molto forte, ben al di sopra del magnitudo quinto, ecco, vi richiederò la linea o comunque saranno previsti degli aggiornamenti, dei break news su Radio South tra i due programmi, cioè Spazio Aperto e Osservatorio Antimafia. Poi noi avremo anche altri aggiornamenti in Osservatorio Antimafia. Dunque è tutto per il momento, restituisco la linea ad Antonella, prego. Grazie Massimo, naturalmente rimaniamo qui a disposizione per dare ulteriori informazioni. Dunque Marco, torniamo al tentativo di lettura dell'articolo 70. Visto che in nome e per conto della semplificazione sono state aggiunte così tante parole, Aaron, è davvero un obiettivo di semplificazione quello che si persegue, o semplicemente si vogliono ancora di più confondere le idee a un cittadino che ha già abbastanza problemi nel quotidiano, direi? Ma io credo che si tratta di un programma di decostituzionalizzazione che si inserisce in un disegno più ampio, questo è il mio parere personale. Basta guardare quanto è avvenuto nella nostra storia. Prima ho fatto riferimento al programma della loggia P2 di Licio Gelli, e se andiamo a prendere proprio il programma ci renderemo conto che nel corso del tempo sono tanti i punti che sono stati messi in atto, ne mancavano alcuni, e guarda caso con questa riforma costituzionale si vanno a realizzare quanto avrebbe voluto il venerabile Licio Gelli. Sono coincidenze? Io credo di no, credo che ci sia dell'altro che poi dopo si inserisce con altre riforme che vogliono fare, come quella del procedimento penale, come quella appunto della giustizia. Tutta una situazione che va a minare alla radice la nostra libertà, la nostra democrazia. Questo è quello che io credo.
Difatti Aaron, lo stesso Gelli, durante un'intervista rilasciata a Maurizio Costanzo, dichiarò che qualora fosse stato lui il presidente avrebbe provveduto immediatamente a mettere mano alla Costituzione. Non ho sentito, scusami. Ti dicevo Aaron che lo stesso Gelli, durante un'intervista rilasciata a Maurizio Costanzo, sì, dichiarò che qualora ne avesse avuto la possibilità avrebbe immediatamente messo mano alla Costituzione. Assolutamente sì, era tra le cose che aveva detto, aveva proprio dichiarato che la Costituzione era un parto dell'Assemblea Costituente che era avvenuto in un momento particolare nella vita della nazione. Aveva dichiarato che era uno strumento vecchio, inadeguato, sfibrato, che quindi non era più coerente con lo spirito di chi l'aveva emanato. E queste parole che sono state dette nell'ottobre dell'80 in quell'intervista a Costanzo sono molto simili a quelle che sentiamo quest'oggi dai vari Renzi, Boschi e affini. Allora, qualora ne avessi tu la possibilità, quale sarebbe invece il primo provvedimento che prenderesti per il bene del paese? Ma io credo che innanzitutto non si deve prendere in giro. Vabbè, io come Antimafia 2000 è ovvio che mi occupo di parlare di mafia, di criminalità organizzata. Io credo che come primo punto ogni paese che si rispetti dovrebbe avere la lotta alla corruzione e alle mafie come primo punto del proprio programma politico. Però di azioni sarebbero veramente tante quelle che bisognerebbe fare per i cittadini. Se vogliamo rimanere in tema di riforme della costituzionale, di riforma costituzionale, che si può anche essere d'accordo che alcune cose, alcune modifiche, tipo come diceva prima Marco, lo CNEL va benissimo eliminarlo, ci sono delle cose che possono essere buone, ma in questo momento vengono messe come specchietto per le allodole e fregarti su tutto quanto il resto. Appunto, si vuole risparmiare e si diminuisce il numero dei parlamentari, si diminuisce si fa il taglio degli stipendi, il taglio delle indennità, il taglio dei privilegi, si fanno queste cose, non si va a toccare il cardine della nostra storia, della nostra politica, della nostra proprio struttura di Stato, se vogliamo, altrimenti insomma ecco diventa tutto quanto più difficile, più complesso. Sono le 19:31, Marco, hai qualcos'altro da chiedere a Dario? Sto pensando che il Presidente del Consiglio dei Ministri giura sulla Costituzione nelle mani del Presidente della Repubblica, e questo ha giurato sulla Costituzione alla quale vuole mettere mano. Ma non è che vuole mettere mano per appunto fare qualche modifica di contorno, renderla un po' più attuale su certe cose, per l'amor del cielo. Non rimaniamo ancorati al passato se non per imparare cosa non fare per il futuro. Ma questo vuole proprio ribaltarla. E ci ha giurato sopra. Il Presidente della Repubblica, che dovrebbe essere arbitro, ma ha espresso una chiara volontà di voto. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato, rappresenta l'unità nazionale, faccio una citazione pseudomnemonica, è il capo dello Stato, rappresenta l'unità nazionale ed è il garante della Costituzione. Mattarella è il garante della Costituzione. Dovrebbe prendere Renzi e strappare la sua nomina davanti a tutti, dire: ascolta amico, sai che faccio? Mi rimetti il mandato. Vai. Cammina, vai a fare dell'altro che forse è meglio. Anzi, fa una bella cortesia. Quando passi dalle parti di Regina Celi, bussa alla porta, fatti aprire, fatti mettere dentro una bella cella e fai buttare via le chiavi. Questo è quello che dovrebbe fare. Mi sembra abbastanza estrema la tua posizione. No, vedi, Antonella, io posso accettare tante cose, però ho un piccolissimo problema. Non sopporto, permettetemi di usare quello che tutti definirebbero un francesismo, non sopporto di essere preso per il culo intellettualmente. È una cosa che proprio non posso sopportare. È davvero un bieco tentativo. E comunque le nostre trasmissioni sono sempre molto attente. Vedo anche i nostri ascoltatori, perché un ascoltatore in diretta commenta:
anche la nostra Italia fisica si sta ribellando. Quindi evidentemente c'è molta attenzione, c'è soprattutto la voglia di, sì, di cambiamento, ma un cambiamento migliorativo, non un cambiamento che sia tutto a discapito di una cittadinanza, di una popolazione che ha già scarsissima voce in capitolo, benché invece la Costituzione preveda esattamente il contrario. Bene, sono le 19.34, se non abbiamo ulteriori aggiornamenti, Massimo? Sì, è praticamente un susseguirsi di aggiornamenti, naturalmente adesso andremo avanti un po' in non stop così. La scossa, ripeto, avvertita alle 19.11 è stata una scossa molto intensa, si è sentita anche nella capitale, l'epicentro praticamente tra Terni e Perugia. C'è stato inizialmente un boato molto forte, si parla di crolli di cornicioni. Adesso non si riesce a capire questi crolli se siano limitati solamente a questi cornicioni oppure se c'è dell'altro. Motivo ora di approfondimento, di verifica. Dunque, si parla anche che sono saltate delle linee elettriche, precisamente a Castel Sant'Angelo. Ci sono dei problemi anche sulla Salaria, dunque si parla di linee elettriche saltate, sul Nera, Visso, Ussita e Preci. Queste sono le ultime news, a te Antonella. E non abbiamo comunque ancora informazioni, per fortuna, rispetto a danni alle persone. No, al momento no, su questo per fortuna no, però è tutta una cosa in evoluzione, ci possono essere anche delle sorprese. Da quello che io intuisco, la scossa è stata molto forte, ripeto, oltre il quinto grado di magnitudo, c'è chi dice 5.3, chi 5.4, comunque insomma molto forte, potrebbe fare dei danni. Prego Aaron, dimmi. Intervengo dicendo che è un 5.4, da quello che mi dicono, la zona chiaramente è quella, le mie zone sono di fatto, perché io sono comunque nella provincia di Fermo, la provincia di Macerata è leggermente spostata a 20 minuti, mezz'ora di macchina, insomma si arriva in queste zone dove c'è stato l'epicentro. Parliamo al momento non abbiamo notizie di morti, speriamo di no. Io dico solamente questo, che il 5.4 significa comunque di pochi punti sotto a quello che ha devastato Amatrice il 24 agosto. Inizialmente l'agenzia di stampa Reuters aveva parlato di 5.6, che è solamente un punto sotto a quello di Amatrice. In realtà sembra che a 5.4, e parliamo comunque di pochi chilometri, diciamo l'epicentro a pochi chilometri rispetto alla superficie, quindi credo che ci saranno situazioni adesso in aggiornamento. Da quello che mi hanno detto, ci sono stati grossi problemi alle linee telefoniche ed anche c'è un problema sulla Salaria, a quanto pare, con i collegamenti sulla Salaria. Questo è quello che ha detto il dirigente della protezione civile delle Marche, Spuri. Sì, infatti ecco, notizia abbiamo riportato anche noi, vediamo se da qualche altra testata possiamo ricavare delle notizie un po' più, perché adesso siamo sempre con le notizie un po' così frammentari. Vediamo se riusciamo ad avere qualcosa di più concreto. Io qui vedo da Repubblica.it, dice: terremoto scuote il centro Italia, scossa avvertita anche a Roma, L'Aquila e Perugia, l'epicentro della scossa di magnitudo 5.4, quindi confermiamo 5.4, con l'epicentro a Visso, quindi qui si parla epicentro a Visso, provincia di Macerata, è stata percepita anche a Firenze e addirittura fino a Napoli. L'esperto in GV dice: evento in qualche modo legato a quello del 24 agosto ad Amatrice, probabilmente attivata una nuova faglia, quindi è un nuovo terremoto. Quindi vediamo se ci sono altre informazioni. Nel frattempo Aaron, se riesci a contattare qualcuno lì della tua zona, delle associazioni lì che conosciamo a Porto Sant'Elpidio. L'hanno sentita molto forte, questo è quello che mi hanno detto, loro hanno sentita molto forte, sia appunto gli amici che abbiamo a Sant'Elpidio a Mare, a Porto Sant'Elpidio, ad Ascoli, ad Ancona,
se siamo in contatto con delle persone che sono vicino a Camerino, che quindi non è molto distante. Sì. Hanno detto che si è sentito molto molto forte, prima un gran boato e poi questa la terra che tremava, quindi stiamo cercando, anch'io sto cercando di mettermi in contatto ovviamente avendo lì. Ecco, no, perché se riesce ad avere qualcuno lo possiamo anche passare in diretta, che ci può dare la sua testimonianza, se è possibile tecnicamente naturalmente. Ah, questo è un po' più complesso in questo caso, casomai mi arrangio io, vediamo magari dopo in qualche edizione speciale del GR di Radio Sirius di poter appunto far parlare qualcuno. Ma cosa volevo dirti, si parla di 15 secondi di scossa. È stata molto lunga, sì sì. Ecco, ecco. Mi risulta che è stata molto lunga la scossa. Sono abbastanza, ecco, per fare grandi danni. Ecco, 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 ecco. Allora dunque, io qui ho un'altra notizia, sempre da Repubblica.it, che dice a Castel Sant'Angelo sul Nera, Visso, quindi quelle zone lì, sono avvenuti alcuni crolli, poi anche a Ussita e Preci sono i comuni nell'epicentro del terremoto. Il sisma ha scosso tutte le Marche, dalle zone terremotate ad Ascolano, ad Ancona, per questo l'abbiamo già detto, Fabriano, Pesaro, dunque tantissime chiamate ai vigili del fuoco, l'abbiamo già detto, il sisma è stato nettamente avvertito anche a Firenze, Arezzo, Napoli e Caserta. Ecco, allora vediamo se c'è qualche altra cosa. Ho la facile ironia, se l'hanno sentito a Firenze qualche genio fiorentino rilancerà il ponte sullo stretto di Messina come importante opera urgente. Dunque, il presidente del Consiglio Matteo Renzi, di rientro a Roma dalla Campania, è in contatto con il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio. Beh, su quello che hai detto, carissimo, oddio, mi sfugge il nome. Marco, sempre quello dalla nascita. Marco, sì, scusami, perché a quest'ora, guarda, ecco, ci mancava anche adesso questa notizia. No, ecco, da quello che tu dici si dovrebbe pensare a spendere i soldi nel mettere in sicurezza l'Italia, piuttosto che fare delle opere che poi ci sono anche problemi nel farle, perché abbiamo sentito anche vari esperti che non è poi semplice fare quel ponte, e comunque anche se fosse semplice, mettiamoli prima a disposizione della sicurezza del nostro paese, sia dal punto di vista sismico ma anche idrico, eccetera eccetera. Purtroppo se anche fosse facile, Massimo, sarebbe il caso di ridare una casa a chi l'ha perduta, sì, vive magari in situazioni precarie da 20, 30, 40 anni, non sono pochi, di ridarla a chi l'ha perduta di recente e di cercare di evitare che questo possa ripetersi ancora, perché gli ultimi fatti soprattutto sono stati esemplificativi di una pessima politica ambientale e anche economica in questo senso, no? Per cui probabilmente le priorità di questo paese sono altre, non quelle di J.P. Morgan. Sì, la vita è una questione di priorità, ognuno ha le sue, come dire. Beh, insomma, vogliamo passare ad uno Stato che praticamente svolge tutta la sua attività a perseguire semplicemente finalità finanziarie, economiche, e visto e considerato che parlavamo proprio la settimana scorsa con Luciano De Bei del rapporto tra uomo e denaro, mi sembra di poter dire che ormai la vita di un uomo valga abbastanza poco questi ultimi giorni. Dunque, c'è un'altra, dunque dalla fonte, vicino alla fonte, il Televideo, che ha fatto un lancio, vediamo di darla anche noi, chiaramente citando la fonte, ripeto, dal Televideo Rai. Dunque, si parla di forte scossa in tutto il centro Italia, cioè una scossa di terremoto molto forte è stata avvertita poco fa in tutto il centro Italia, una scossa di magnitudo si è verificata alle 19:11 tra Terni e Perugia, al confine tra Marche e Umbria, il sisma si è prodotto ad una profondità di 10 km. La scossa è stata avvertita anche a Roma e nei comuni già colpiti dal terremoto del 24 agosto. Molte persone sono uscite di casa, tante le chiamate ai vigili del fuoco. Il premier Renzi sta rientrando a Roma ed è in contatto con il capo della Protezione Civile Curcio. Ecco quello che abbiamo detto anche poco fa. Quindi al momento nulla di nuovo. Vediamo da altri monitor qui se con le altre TV All News se c'è qualche notizia. Per fortuna non vedo notizie di feriti, ecco, questo un po' mi tranquillizza. Qui si continua a parlare di linee elettriche saltate.
Per quanto riguarda i comuni delle Marche che sono stati colpiti, in particolar modo Castel Sant'Angelo, va bene, vediamo un po' se se sono altre, vediamo un po' qui. No, al momento io non avrei altre notizie. Antonella, vedi tu se vuoi chiudere o prolunghiamo, oppure andremo con delle lezioni straordinarie io e la regia centrale di Radio Science. Sì, credo che sia opportuno magari aspettare che ci siano ulteriori notizie, speriamo che non siano nefaste come quelle che ci hanno raggiunti il 24 di agosto. Sono le 19.44, per cui la nostra diretta si conclude qui. Ringraziamo Aaron Pettinari, caporedattore di antimafia2000.com, per essere stato con noi questa sera. Grazie Aaron. Grazie, grazie a tutti voi. E, mi scuso con gli ascoltatori per l'assenza di Salvatore Borsellino. Avevamo preannunciato la sua presenza qui in trasmissione, è accaduto sicuramente qualcosa che non gli ha permesso di collegarsi. È un uomo di estrema correttezza, Salvatore, per cui sappiamo che qualunque cosa naturalmente prescindeva dalla sua volontà. Salutiamo Marco Grilli, portavoce di Alternativa per il Friuli Venezia Giulia. Grazie Marco. Grazie a voi, sempre al vostro servizio. Grazie anche a Massimo Bonelli, editore rivista di pianetaoggitv.net, che sicuramente darà ancora informazioni e aggiornamenti rispetto a quest'ultimo evento sismico. Grazie Massimo. Grazie a voi, io intanto vado avanti a vedere sulle varie testate e non solo, a varie emittenti note se ci sono ulteriori notizie. Poi credo che, anzi ve ne do già un'altra, c'è tutta la gente in strada a Macerata. Ecco, allora facciamo così, io do una comunicazione di servizio alla regia centrale a Rosario, noi faremo un breaking news, un'edizione speciale del GR prima di Osservatorio Antimafia, magari per le 21.15, 21.30, vediamo un po' a seconda di come prenderà piega questa situazione, comunque intorno a quell'ora lì, e dopodiché altri aggiornamenti con Osservatorio Antimafia. È tutto per il momento qui dalla redazione di Pianeta Oggi TV da Venezia, redazione internazionale pianetaoggitv.net, poi radiofaroveneto.it del circuito Radio Salsa. Alle 19.43 restituisco la linea da regia centrale. Bene, Antonella, vai, ecco, vai per la chiusura. Ringrazio tutti gli amici che sono intervenuti in radio e anche chi è intervenuto tramite la chat. Ricordo che questa trasmissione già da domani sarà presente su YouTube, quindi chi vorrà rivedersela, insomma, se la potrà rivedere tranquillamente, e verrà poi ripetuta sia sulla web TV che la web radio. Con questo è tutto, do appuntamento a tutti quanti alle 22 con Osservatorio Antimafia, anzi no, alle 21.15, 21.30 per un aggiornamento di Massimo Bonella per questo terremoto, e poi dopo alle 22 con Osservatorio Antimafia. Un abbraccio a tutto il condominio di Radio Science.